Alda De Usanio a Pescara, al Bookstore Edison, per presentare il libro di Barbara Paolinelli, protagonista di una magnifica puntata ricca, intensa di emozioni di Ricomincio da qui. Com'è stato l'incontro con questa ragazza, con Barbara Paolinelli? È stato un incontro che resterà sempre sicuramente molto forte nel mio cuore, perché io nel mio programma ho raccontato tante storie, un programma a cui si rivolgono le persone che hanno bisogno proprio di aiuto per risolvere il problema che hanno. Quando Barbara è venuta, di solito vengono e mi dicono: io sto problema devo risolvere, quindi c'è una soluzione da dare, quindi si chiamano gli esperti. Quando Barbara è venuta mi ha detto: perché sei qui? Lei mi ha detto: perché sto morendo. Quindi non c'era la soluzione da offrire. Io dico sempre: non c'è problema che non abbia una soluzione. Quello non era un problema, perché non aveva una soluzione. E allora mi sono chiesta: allora cosa posso fare per te? E ho capito che era lei che era venuta per fare qualcosa per noi, per me e per il pubblico, perché attraverso questa sua esperienza coraggiosissima di affrontare ad occhi aperti la morte, perché le è stato diagnosticato un tumore alle ovaie, che è un tumore il più bastardo, perché è il più silenzioso, è quello che non dà avvisaglie, che quindi ti colpisce alle spalle. Lei ha raccontato questa sua esperienza con un coraggio, con una volontà di vivere, ma soprattutto di entrare nella morte ad occhi aperti. Ecco, questo è quello che ha fatto Barbara, ed è venuta nel programma in televisione a dire a tutte le donne: se per caso vi dovesse capitare di vivere un'esperienza come la mia, io non so quanto tempo vivrò, vivrò un giorno, vivrò un mese, vivrò un anno, forse non di più, ma sappiate che potete affrontare il tempo che vi resta da vivere nel modo migliore possibile, perché la vita è una cosa preziosa ed essere felici significa essere felici di ciò che si ha. Svegliarsi al mattino e bere una tazza di caffè, andare a letto e pensare che domani puoi vivere un'avventura meravigliosa. Alda De Usanio, come sempre, è legata molto all'Abruzzo, mancava dall'Abruzzo da pochissimo tempo, è stata qui per il terremoto, per seguire un po' anche questa tragedia che ha coinvolto la nostra regione. Adesso nuovi programmi futuri, cosa c'è in programma? Beh, i programmi ce ne sono tanti, le cose che la RAI vorrebbe farmi fare sono tantissime, le vaglieremo, le valuteremo via via che ci ragioniamo sopra. Mi piacerebbe sempre comunque fare una televisione utile. Mi piace essere utile, come tutti gli abruzzesi. Noi abruzzesi non amiamo le cose, anche quando facciamo un regalo, regaliamo una cosa utile. Io per esempio regalo le scarpe, regalo i vestiti, cioè regalo il cibo per esempio, proprio perché abbiamo il senso sempre della concretezza delle cose. Cioè l'amore non è una parola, è fatta di gesti concreti, la solidarietà non si predica ma si pratica, come Barbara ci ha insegnato nel suo libro, no? Cioè tutto ciò che fai deve essere utile a qualcuno, a qualcosa, essere utile. Quindi spero di continuare a fare una televisione utile che possa raccontare la vita e soprattutto risolvere i problemi a chi ce li ha. Sì, cerco di raccontare con massima spensieratezza e massima tranquillità la mia esperienza, anche dopo aver attraversato molte situazioni negative, però cercando sempre di trovare un pizzico di umorismo e per sdrammatizzare, per vivere la vita anche in maniera più tranquilla e cercare anche di capire quali sono veramente le cose più importanti della vita e raccontarle, far riflettere gli altri sull'importanza di fare attenzione a come si vive, alla qualità della vita, dei sentimenti e delle emozioni. Sì, di vivere la vita quotidianamente, cioè attimo per attimo, e di viverla con le persone che si amano e di non vedere le cose, le piccole cose o le cose solo materiali. Il libro è edito dalla casa editrice Albatros Il Filo, un grande tam tam su internet, su Facebook, grazie anche al programma televisivo di Alda De Usanio, Ricomincio da qui, un'ora dedicata a uno scavo, un approfondimento sulla tua situazione di vita. Alda De Usanio è venuta oggi alla presentazione, come sei trovata con questa abruzzese che ha un cuore molto grande?
Con lei mi sono trovata benissimo perché è stata molto molto, è stata squisita e mi ha messo subito a mio agio e poi ho trovato un riscontro molto positivo perché mi hanno scritto tantissime persone appunto tramite Facebook che non conosco, tantissime email di solidarietà e sono stata molto contenta e molto, molto contenta. Cosa consiglia alle donne che spesso sono un po' superficiali, imprudenti nei controlli della salute? No, controllarsi anche perché la vita si può perdere in un attimo.